Bernadette, io non prometto di rendervi felice in questo mondo, ma nell'altro. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Sono le parole del Magnificat che ci introducono in questo momento di preghiera. Più che un concerto, vogliamo anche noi, attraverso i canti, attraverso la musica, compiere un cammino per arrivare in alto, per arrivare lì dove, presi per mano dalla Beata Vergine Maria di Lourdes, ci troveremo davanti a Gesù e vogliamo non soltanto gustare, ma vogliamo portarci dentro la gioia di essere cristiani, la gioia di essere capaci di vivere anche noi un amore grande, un amore pieno. Ringrazio il coro diocesano per la presenza, ringrazio l'orchestra e ringrazio in maniera particolare il nostro carissimo e amatissimo Don Biagio per la presenza. È sempre una presenza gradita la sua, è sempre una gioia averlo in mezzo a noi. Grazie Don Biagio per questo momento di preghiera che ci offrirai. Ma ci uniamo anche con la comunione dei santi. E in questa settimana del settenario abbiamo pregato il Signore per il nostro amatissimo Don Cesare. Lui dal cielo certamente ci ascolterà e ci introdurrà sempre di più in quella maestosità del cielo.
strane di marzo. Non è strano, natura, inseminarsi al vento, come fiori. Il fiore è il nome del sesso delle vergini e chi lo coglie sfiora Miriam, che fu incinta di un angelo, in avvento a porte spalancate, mezzogiorno. Il vento si avvitò al suo fianco sciogliendo la cintura e lasciò seme nel grembo e fu salita senza scostare l'orlo del vestito. Al primo raccolto del grano contava 3 mesi dal mestrale di marzo che le baciò il respiro facendola matrice di un figlio di dicembre che è luna di Kislev, per lei Miriam, ebrea di Galilea. Davanti alla finestra. Ho abbassato gli occhi che avevo riaperto. Sono sposa promessa e non devo guardare in faccia agli uomini. Le sue prime parole sul mio spavento sono state Shalom Miriam. Prima che potessi gridare, chiamare aiuto contro lo sconosciuto penetrato nella stanza, quelle parole mi hanno tenuto ferma. Shalom Miriam. Quelle con cui Yosef si era rivolto a me nel giorno del fidanzamento.
Shalom Neka. Avevo risposto allora, ma oggi no. Oggi non ho potuto staccare una sillaba dal labbro. Sono rimasta muta. Era tutta l'accoglienza che gli serviva. Mi ha annunciato il figlio, destinato a grandi cose, a salvezze. Ho badato un poco alle promesse. In corpo, nel mio grembo, si era fatto spazio e una piccola anfora di argilla ancora fresca si è posata nell'incavo del mio ventre. L'angelo ha visitato anche Zaccaria e lui non parla più. Canterà le lodi quando tutto si compirà. Era grande Elisabetta, nelle sue vesti larghe, i capelli grigi e folti le facevano aureola. Beata te che hai creduto, mi dice. Vista fra tutte, mentre
trascorreva i miei giorni uguali a quelli di tutte, inquieti di attese confuse, ostinato, piccolo sognare comune di ragazza. Vista è diventata unica per lo sguardo, che fra tutte non mi ha più lasciata per sempre. Madre del bambino e di ogni bambino, generazioni mi cercheranno e sarò eterna nel loro infinito desiderio di essere abbracciati.
fine estate, a mietitura e vendemmie fatte fummo sposi. A Nazareth si celebrano in questo tempo molti matrimoni e si moltiplicano gli inviti. Ma non si può ballare due feste di nozze contemporaneamente. Così gli invitati non vennero alla nostra, solo parenti stretti e nessuno di più alle nozze della Vergine incinta. Josef era serio, ma il suo corpo sorrideva per lui. Mi strinse la mano sotto la tenda stesa del baldacchino sbattuto dal vento. La sua mano aspettata che mi aveva protetto, non mi aveva accusato. Non aveva sollevato la prima pietra che aspetta al marito dell'adultera. La sua mano spessita di lavoro e di schegge tremava. Intorno alla mia che riposava, finalmente chiusa, dentro la sua. Quello che vedo alla fine è straordinario. Ogni vita è Dio che viene, ogni bambino è Dio. La vita che arriva cambia il mondo. Questa creazione è nelle nostre mani, ma la nascita del bambino non è stata opera nostra. Arrivata come arriva la vita, eppure anche noi e anche lui ha avuto un oscuro morire.
dentro il nero del dolore del mondo, come il morire di tanti. Perché? Perché dovrebbe essere diverso il suo morire? Thank you.
Le nozze ci giravano intorno, passavano teste e vestiti fra noi e servi con ceste di pane e frutta, che disponevano sui tavoli a ripristinare l'abbondanza della festa. Non c'è più vino, non c'è più vino, aveva detto uno rivolto al fratello dello sposo. Non c'è più vino, ma senza vino a metà della festa vai a chiedere al padre, dice di annacquare. Non c'è nulla da annacquare. Ho attraversato la sala con gli occhi fissi sui suoi, non toccavo le persone, sentivo che potevo passare senza essere toccata e l'aria si spostava intorno a me e con l'aria le persone. Andavo verso di lui, mio figlio. Lui non lo sapeva, ma mi portava verso di sé e senza peso passavo. Sfioravo la terra e la felicità di quel momento rendeva il mio passo come di regina. Mi sono fermata davanti a lui. Non hanno più vino, dico. Ho fatto un cenno a due servi che passavano. Lui non ha capito, ha detto qualcosa che si è persa nel rumore della festa. Fate quel che vi dirà, dico ai servi, senza staccare gli occhi da lui. E allora ha ricordato il suo potere, ha alzato le mani a coprirsi il viso. C'è sto bambino, riempite le giare di acqua, dice ai servi. Poi ha abbassato le mani e insieme abbiamo guardato il vino colmare le coppe della gioia. Thank you.
quella mattina si sono svegliati, convocati da chi non voleva gli incontri, le azioni, i miracoli, tanti, per tanti, amici e nemici, i demoni cacciati, il lebbroso guarito, i ciechi che vedono, i morti che tornano a vivere. Ha comandato al vento e alle acque, memoria di Dio nella creazione. Sull'acqua ha camminato e quasi volato come gli angeli che lo hanno servito. Gli uomini lo hanno seguito e lui li ha sfamati, poi lo hanno flagellato. Nessuno dei sazi ha parlato. Chi era stato cieco confrontava la merce alle bancarelle del tempio. Chi era stato muto prediceva la sorte ai passanti. Grandi affari quel giorno.
mio signore, diceva Giovanni. E madre mia, per grazia, perdono, è già l'ho persa. Ma io non potevo muovermi, tutt'una con la terra, dove il figlio era sprofondato, antro nero, il sasso già rotolato. Di me avete detto che non toccavo la terra per non contaminarmi, e non c'è terra che renda impuri quando Dio l'ha calpestata. Io ero terra, se lui quella notte alla terra tornava, io ero terra con lui e mai, mai mi sarei rialzata, mai. Mi hanno lasciata sotto la croce perché non sapevano cosa fare di me. Non ero più madre. Una madre senza un figlio, chi è? Forse non mi hanno vista. Terra con la terra. L'aria si è fatta da parte, immobile. Ogni cosa. Che il gallo cantasse, mi ha trovata Giovanni. È giorno, dice, vieni con me.
e mi stava di fronte in tutta la sua giovinezza squarciata. Sta scritto 3 giorni, rispondo. 3 giorni, dice, ma non sappiamo il senso di queste parole. Fra 3 giorni, ripeto. Ha detto che Dio è il Dio dei viventi. Donna, madre, il dolore parla per te, non puoi stare qui 3 giorni, dice. Ed è dolce il suo parlare scandito. Mi sedeva davanti e mi toccava con lo sguardo, ma le sue mani erano appena appoggiate sulle ginocchia, bianche, come quelle di Gesù. E non diceva parole in cui credeva. Solo il suo voler proteggermi la rendeva vera. Io sto qui, Giovanni. Lo baciavo, ma non era mio figlio. Sentivo il suo dolore. Era così giovane. Poi venne Nicodemo. Lo avevo visto portare vasi di mirra e aloe. E mi sfiorò. 3 giorni, dico. Il suo corpo è di pietra, come le colonne del tempio. Ma ha detto 3 giorni. Oh.
La mattina del terzo giorno la luce mi ha sorpresa. Mi ero addormentata. Quel che avevo sperato senza poterlo immaginare, una capriola del tempo, la folgore, che avrebbe travolto i malvagi, una parola. Si legge che tutto è nato da una parola, la parola di Dio, che ha chiamato la vita e il mondo, può fermare la mano che batte il chiodo e fermare il chiodo prima che entri nella carne. E anche la voce di chi grida uccidilo, forte come un terremoto, e anche l'urlo di chi non ha niente da dire, ma non sa tacere. E guarda senza davvero vedere, quel che avevo sperato non era capitato, niente aveva potuto l'enormità del mio desiderio. È capitato senza che io vedessi, ero vicina, immobile sotto la croce, e lui è risorto mentre dormivo. Sognavo il suo tornare, ero appena fuori, tutt'una con la terra che ormai lo avvolgeva. Io non ho visto come altri hanno visto, io sapevo. Thank you.
esposta al vento della grazia. Sono sgualcita, piegata come le piante del deserto che quasi toccano terra e la polvere le nasconde a tratti. Spuntano fuori più in là, ma sono vive, vive, vive. Finché una folata più forte le libera dalla terra e libera il piccolo ormeggio e si alzano in volo. Durante il concerto sembrava di stare in paradiso. E noi vorremmo continuare a stare in paradiso perché il paradiso è l'unico stato di vita che ci rende felici. Non ti farò felice in questo mondo, la Beata Vergine di Lourdes a Santa Bernadette, ma in paradiso. E noi vogliamo continuare sempre di più
a percorrere un cammino sempre in alto, guardando sulla terra, ma guardando anche in cielo. E così saremo felici, saremo beati. La beatitudine non è qualcosa di astratto, ma è qualcosa di concreto che coinvolge sempre di più la nostra vita. Con questi sentimenti, la mia gratitudine di parroco per questo momento di preghiera che abbiamo vissuto insieme. Non è soltanto il gusto dei canti o il gusto della musica, ma l'entrare sempre di più nel mistero di amore del Padre, del Figlio e dello Spirito. Il grazie all'orchestra, davvero di cuore, il grazie al coro diocesano, il grazie ai solisti. E permettetemi un profondo grazie di cuore al nostro carissimo Don Biagio. Non voglio fare una predica, ma voglio soltanto cogliere due aspetti: la sua profondità sacerdotale e la sua missione di evangelizzazione anche attraverso la musica, e il suo servizio disinteressato, pieno di entusiasmo, di amore verso la nostra diocesi di Otranto, che con tanto amore, con tanta dedizione, con tanta passione porta avanti. E questo ci fa davvero rendere lode al Signore per le meraviglie che attraverso la musica rende presente nella nostra realtà ecclesiale. Grazie davvero Don Biagio, grazie a te di quello che sei e di quello che compi verso la nostra Chiesa Drontina. La Beata Vergine Santissima di Lourdes, i Santi Martiri di Otranto possano sempre accompagnarti e portarti dentro quell'esperienza di amore di cui tutti siamo coinvolti. Grazie. Un'altra cosa e termino. All'inizio del settenario dicevo che è molto bello non perdere la memoria di coloro che ci hanno aiutato a pregare davanti alla grotta, a vivere questa esperienza di preghiera. E qui c'è Giovanna, due sono in paradiso. La signora Tina e Don Cesare. A loro va la nostra gratitudine. Continuiamo ogni anno, numerosi, a ritrovarci qui, a nutrirci della parola di Dio, a nutrirci del corpo e sangue di Gesù e a portarci dentro il messaggio di Lourdes, che non termina domani, ma continua sempre nella nostra vita, perché il messaggio di Lourdes non è altro se non un messaggio di amore. Grazie a loro e loro dal cielo possano condurci sempre di più a sperimentare e a toccare con mano ciò che loro hanno creduto e amato, il Signore e la Vergine Santissima. Però un grazie particolare lo esprimo ad Anna e Peppino per questo momento bello che certamente abbiamo goduto e siamo entrati in profondità a cogliere la presenza di Dio in questo momento di preghiera. Grazie a tutti.
cantato e veramente l'ha detto tutto, perché mentre lui parlava dicevo: ma queste erano le cose che dovevo dire io. E per cui io voglio ringraziare tutti quanti, in particolar modo tutte le cose che Don Donato ha detto su di me sono per il coro, perché il coro evangelizza, è dalle 5:30 che sta cantando sotto al salone, e poi neanche il tempo di andare ai servizi e siamo arrivati qui per cantare, quindi sono 3 ore che sta cantando questa evangelizzazione. Questo è paradiso davvero. E durante le prove si sa che ero un po' pure scoraggiato, no? Però ho detto: guarda, pensaci tu, perché Don Cesare era amante del nostro coro, e quindi la parrocchia di Martano è stata tra le prime anche a unirsi al coro della diocesi di Otranto. Quindi grazie a colui che ci ha sorretti dal cielo insieme a Maria, perché stanno insieme, e il mio ringraziamento a tutti i professori d'orchestra, ai tecnici che hanno lavorato, ai benefattori, a coloro che hanno dato possibilità per questo concerto, e grazie a Don Donato, perché non è facile neanche, io mi sento a casa quando vengo e non mi sento a disagio, come sai un parroco che è già stato qui, sai, entra in punta di piedi, casomai dai fastidio all'altro parroco, sai, tra di noi esistono pure queste cose, non vi credete, dobbiamo santificarci. E allora grazie, perché io mi sento sempre a casa, quando dico: nella tua parrocchia vai a fare il concerto? Sì, perché è strano, quasi no, per dire. Quindi grazie per l'accoglienza squisita, bella e dolce. Il primo brano che avete sentito era l'Ave Maria di Lourdes, no? È un arrangiamento che io ho scritto l'altro giorno e ho finito ieri di scrivere, e l'ho dedicato proprio a chi era innamorato dell'Ave Maria di Lourdes. E per questo gli è stata questa contemplazione musicale intorno all'Ave Maria. E l'avete sentita dal telefonino in anteprima, perché ho detto: vi piace, adesso l'ho finita di scrivere, e quindi qualcuno l'ha sentita in anteprima sul telefonino. E la Madonna, come ha detto Don Donato, ha detto a Bernadette: non ti prometto di farti felice in questo mondo, ma in paradiso, perché non dobbiamo mai chiedere che la Madonna ci faccia felici in questo mondo, altrimenti non sarebbe più Madonna, sarebbe una come tutte le altre, che ci fa felici con le cose di questo mondo, ma manco la salute, quello che vuole Dio. Ma soprattutto, se noi abbiamo le malattie, Gesù Cristo è venuto a caricarsi sulle sue spalle il peccato del mondo, e oggi chi se lo carica? Se lo caricano tutti i discepoli che si uniscono alla passione di Cristo per scontare ancora il peccato del mondo. Quindi coraggio, e concludiamo cantando insieme questo omaggio al paradiso, un omaggio goliardico, perché tutti quanti noi sicuramente siamo raccolti dall'amore di Dio, che è sinonimo di paradiso. Thank you.
Allora concludiamo, rimaniamo in piedi, concludiamo con una semplicissima preghiera, ma bella quanto è grande il Signore, l'Ave Maria, insieme. Ave o Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. L'eterno riposo. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina e governa me, che mi fu affidato dalla pietà celeste. Amen. Grazie a tutti voi per la presenza, grazie anche alla presenza dell'amministrazione, e concludiamo davvero portandoci nel cuore la gioia del Signore che accompagna sempre la nostra vita. Oddio, ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta, mi è fermata!
ci ha giocato. E a Torella ciao. Quella, quella di ieri pure l'ho fatta, quella di ieri pure l'ho fatta. È tutto, va tutto fuori. C'è te lo può fumare. Preghiera alla Madonna di Lourdes. Ave Maria, donna povera e umile, benedetta dall'Altissimo, Vergine della speranza, profezia dei tempi nuovi. Noi ci associamo al tuo cantico di lode per celebrare le misericordie del Signore, per annunciare la venuta del Regno e la piena liberazione dell'uomo. Ave Maria, umile serva del Signore, gloriosa Madre di Cristo, Vergine fedele, dimora santa del Verbo, insegnaci a perseverare nell'ascolto della parola, a essere docili alla voce dello Spirito, attenti ai suoi appelli nell'intimità della coscienza e alle sue manifestazioni negli avvenimenti della storia. Ave Maria, donna del dolore, madre dei viventi, vergine sposa presso la croce, Eva novella, sii nostra guida sulle strade del mondo, insegnaci a vivere e a diffondere l'amore di Cristo, a sostare con te presso le innumerevoli croci sulle quali tuo Figlio è ancora crocifisso. Ave Maria, donna della fede, prima dei discepoli, Vergine Madre della Chiesa, aiutaci a rendere sempre ragione della speranza che è in noi, confidando nella bontà dell'uomo e nell'amore del Padre. Insegnaci a costruire il mondo dal di dentro, nella profondità del silenzio e dell'orazione,
nella gioia dell'amore fraterno, nella fecondità insostituibile della croce. Giovanni Paolo II.